Allora, ragazzuoli, andiamo come tutte le settimane a leggerci le news. Come ben sapete, siamo usciti adesso da praticamente Testa Rossa. Anzi, un mesetto fa, da Testa Rossa. È arrivata la nuova Merlin. E ormai praticamente siamo in procinto di ricevere il banner che, spoiler, sarà di Halloween. Dopo ne parliamo. Nelle news di questa settimana abbiamo, diciamo, la seconda parte di festival della prima parte. Abbiamo la seconda settimana della prima parte di festival, ecco, mettiamola così, per non creare confusione. Arriverà il banner col nuovo PG che presenteranno appunto in questi giorni sul JAP prossimo martedì. Vedremo appunto chi è e ne parleremo anche di quello. Nel mentre abbiamo missioncine nuove che, come vedete, appariranno qui. Sono missioni a step, non sono per niente difficili. Vi consiglio di farvele con calma, tanto non c'è nessun evento che preme, avete tutto il tempo. E daranno pendant, un'altra bag con la possibilità appunto di trovare 25 gemme. Ricordo che non è garantita la possibilità, quindi sul totale di 6 borse potete anche non trovarla nemmeno una volta, quella con 25 gemme. E appunto altri materiali. Nel totale non è male, nel senso che il tutto, come sempre, come ogni evento, bene o male, vi dà la possibilità di restare in pari con il potenziamento dei PG senza farmare troppo, diciamo, per libri, pietre e magari anche pezzi dei demoni. Però dipende sempre da quanti ne usate. Altro eventino è la donazione ai villaggi, che è dal 15 al 21, non male, devo ricordarmelo. Sono sempre 6 pendant che non si buttano via. Evento battaglia con 2 gemmine e piccoli cambiamenti ai prezzi. Ora, non so se vi interessano questi cambiamenti, se shoppate e sapete i prezzi li avrete già notati, altrimenti comunque hanno fatto, da quel che ho visto, un aumento di prezzi di base di qualche euro, dai, 1-2 euro sui pacchetti più comuni. Poi non so nello specifico perché, appunto, non interessandomi troppo, o perlomeno acquistando magari il settimanale, mensile, il resto, sai, non mi tocca più di tanto. Comunque sia, Death Note, perché sì, sono uscite anche le Death Note. Vi faccio un riassunto perché sarebbe inutile allungare il brodo. Comunque sia, sono contenti dei 50 milioni di download per, ovviamente, il gioco è stato scaricato parecchie volte, quindi tutti contenti e tutti felici. Anniversario, anzi decimo anniversario di Seven, proprio della serie originale, quindi abbiamo un regalino che sono 100 diamantini belli corposi. Chiaramente vanno calcolati oltre a quelli che abbiamo adesso già dal login, quindi sono 100 nuovi, ok? E anche questi li riceveremo, a quanto pare, tramite login, perché dice check-in reward, però vedremo. Che altro? Ci dicono che arriverà l'update di Halloween. Sarà molto probabilmente un banner seasonal, anzi 100%, con i vecchi PG di Halloween, magari Gother verde e 1/2 PG nuovi, sempre di Halloween. Vedremo se varrà la pena pullare, ragazzi. Per ora, come indizi,
non abbiamo nulla praticamente. Non abbiamo nessun indizio. Sappiamo che è di Halloween e basta. Quindi questo è, ne parleremo quando uscirà il PG. Poi tutto il pippone per quanto riguarda i demoni, il completamento dei demoni in modo, tra virgolette, automatico. Non so se lo sapete, ma c'è nel gioco il modo di fare i demoni, quindi l'originale e il Belmoth, in modo automatico, oltre agli altri, quelli sono già fissi ormai, quindi rosso, grigio e crimson. E appunto, questo è un evento limitato per ora, ma da quel che ho capito lo vogliono mettere permanente, prima o poi lo metteranno, e il che non è male. Un sacco di gente non ha capito come funziona questo evento. Praticamente, ragazzi, dovete spawnare tutti i demoni, come al solito, quindi originali, Belmoth, eccetera. Una volta spawnati, in alto a sinistra dello schermo c'è una rotellina dell'automatico. La premete, vi dice: useremo invece che 30 di stamina per boss, ne useremo 90 per tutti e tre i Belmoth, per esempio. Date ok, e una volta fatto un boss a mano, una volta fatto uno, ve li fa il clear su tutti e tre, praticamente, sui restanti due, anzi. E non male, per niente. Proprio per niente. Poi, Final Boss, 4 arcangeli. Allora, dopo i pareri ricevuti, bla bla bla, sono contenti che è andato bene, che sia andato bene il contenuto, che appunto ci ha fatto piacere, ci è piaciuto. E diranno in seguito qua che metteranno altri arcangeli. Ben venga, anche perché vuol dire che daranno un costumino per tutti, bene o male. Quindi, buono, il prossimo sarà a novembre. E aspettiamo. Tutto qua. Poi, host scaricabile di Seven, di Grand Cross, va bene. E praticamente niente di nuovo. Cioè, tutto qui, di base. Quindi, cose su cose sono ovviamente le 100 gemme. Banner Halloween. I match, ok, va bene. E i boss arcangeli. Praticamente questo è... queste sono le dev note. Diciamo che sicuramente reworkeranno un po' il final boss, perché magari era un po' difficilotto, eccetera eccetera, qualche aggiustamento lo faranno, però di base si vogliono muovere in questa direzione qua. Buone le 100 gemme, anche perché a meno che non abbiate pullato a cazzo di cane, dovreste avere qualche gemmina adesso, a meno che non l'abbiate buttate su tutte su Merlin, però ci sta, sempre un fest alla fine. E nada, tutto qui, ragazzi. Dobbiamo aspettare alla fine Halloween, vedere che PG sarà e muoverci di conseguenza poi da lì, vedere se skippare, accumulare per un prossimo fest o magari direttamente per l'anno prossimo, perché vi ricordo che comunque in sto periodo qua, l'anno scorso, è uscito, mi pare, King, che è un gran bel PG, a dicembre, e a gennaio è uscito Mel Traditore. Quindi non è detto che facciano una coppia di PG sbroccati come quelli. Però sicuramente entro i prossimi 2-3 fest, uno indispensabile c'è. Sicuramente, ci metto la mano sul fuoco. E nada, aspettatevi l'Escanor magico, come vi ho sempre detto, ormai è ora. E tutto qua. Ditemi la vostra, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, oppure, come al solito, dal lunedì al venerdì su Twitch alle 6:30.
Va bene? Dai. Ciao belli.